Il Covid-19 non si ferma, aumentano i contagi, aumentano le restrizioni in tutta Europa, a partire dalla Germania che per la prima volta dall'inizio della pandemia ha registrato in un solo giorno 1244 morti. Secondo i virologi, i positivi potrebbero aumentare a causa delle nuove mutazioni del virus. Per questo medici e governo chiedono ai cittadini di evitare i viaggi e di uscire il meno possibile. Non possiamo ancora fare una stima dell'impatto di queste varianti sulla situazione in Germania, ci spiega il direttore dell'Istituto Robert Koch, ma il numero di contagi potrebbe salire ulteriormente in breve tempo. È possibile che le cose peggiorino, ecco perché è importante che tutte le misure siano rispettate. Dobbiamo evitare che queste nuove varianti si diffondano ulteriormente. Per far fronte all'emergenza, la Francia da questo sabato anticiperà il coprifuoco in tutto il paese alle 18, 2 ore prima rispetto alla norma attuale. Una misura che resterà in vigore per 15 giorni, come ha annunciato il premier Jean Castex. Questa nuova misura del coprifuoco va letta in un'ottica di contenimento preventivo, in poche parole, ci permette di cercare in qualche modo di evitare restrizioni più severe, come la chiusura totale, attuata lo scorso anno e in primavera. Da Parigi a Madrid, il virus corre. La Spagna ha segnalato 35.878 nuove infezioni e 201 morti in 24 ore. L'indice di incidenza non frena e secondo gli ultimi dati il paese ha nuovamente superato la soglia di 500 casi per 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni. Torna intanto al lockdown in Portogallo, dove si sono registrati 10.700 positivi. Crescono i timori di una terza ondata per la diffusione anche della variante del coronavirus rilevata in Brasile. Un motivo quest'ultimo che ha portato il governo del Regno Unito a vietare gli arrivi dal Portogallo e da 14 paesi sudamericani. Anche se le infezioni sembrano in calo, crescono le vittime in Svezia, mentre in Italia i nuovi contagi sono stati 17.246 e i decessi 522.